Zombie Apocalypse. Ciao a tutte e a tutti, nuovo video e Criccio, come state? Spero bene. Allora, questo video è Criccio, sì, lo so, dietro di te Clio, perché ho l'immagine di Clio. E niente, questo video Criccio vuole essere un po' parlare un po' con voi, come al solito, come nei miei video che Cricci. E niente, voglio parlare un po', che oggi sono uscita poco di casa, ma vabbè, dettagli. Sono stata qui, oddio, perché si vede così la musica? Tutto a posto, scusate. Non vedevo la luminosità del telefono, sto registrando sempre con il mio Xiaomi e non più col Samsung, perché il Samsung ha dei problemi strani. Quando faccio video o altre cose, si chiude in continuazione, fa dei strani bug, non sto capendo più nulla. E quindi alla mia volta ho preso lo Xiaomi, che registra meglio il Samsung, ma vabbè, quali sono i dettagli? Niente, non ho il microfono, ce l'ho il microfono, ma con lo Xiaomi non so cosa c'è, non corrisponde, non collabora, e ogni volta mi si abbassa l'audio, quindi alzo io l'audio a questo punto della voce. Allora, vi dicevo, non sono uscita tutto il giorno perché questo caldo, poi quando comincia a alzare le temperature, buonanotte, non ce la faccio più e mi stanco immediatamente, quindi ho detto, cosa faccio, esco o non esco? Non esco e mi guardo forum di Barbara Palombelli, e alla fine mi sono guardata forum, mi sono guardata le sue storie, le sue cose e sono andata a fare pulizie, grandi pulizie. Sì, lo so, potevo registrare, ma non mi è venuto in mente. Perdonatemi, non è sempre che mi viene in mente di registrare video che vi piacciono a voi, ma vabbè, niente. Che dire? Ah, non so che avete letto disfatte da questa parte, ma è perché sono stanca di stare sempre a fare il letto, però stavolta ho fatto in modo che non si veda troppo il letto disfatto, si vede solo questa parte qui, vedete, ma il resto nada, non si vede niente, nulla. Sì, qualcosina rosso che vedete, una busta che dentro c'è la mia borraccetta dell'acqua. No, l'acqua non c'è dentro perché me l'ho tutta bella bevuta, e niente. E quindi, sì, stavo dicendo bevutata, no, si dice bevuta, scusate, ma intanto io mi impapino, mi perdo. Quindi, che dire, ho ricambiato borsa, quelli che vedete là, l'ho sostituita con lo zainetto, infatti lo zainetto è di là, aspettate un secondo. Il mio caro amico zainetto è questo qua, voi direte, quale sarebbe? Questo qui è il mio caro amico zainetto, che adoro tantissimo e mi piace da matti. È vero, un po' pesantino adesso è, però perché ci metto tanta roba, ci metto quello per le cosine per fare, vabbè, cosine. Il bastone del surf che pesa un botto, non pesa tantissimo, ma un pochettino vi assicuro che... c'è anche il mio portafoglio che, come al solito, lui pesa un botto, anche lui, tantissimo, più delle altre cose. Questo pesa una sassata. Vedete quanto pesa? Voi non lo potete percepire dal video, però per me pesa un botto, tantissimo. Questo quello con le porche, vedete? Già, niente. Poi ho un'altra cosa qui che non so dove che l'ho messa qua. No, niente da fare. Si sta cominciando Beautiful adesso. Non so se avete idea, ma... Vabbè, adesso voi siete tutti che siete... fissate con le serie TV. Io adesso invece mi piace molto guardarla quando ero ragazzina, le roba di canale 5, lo so, non è il massimo, ma mi piace più canale 5, la Mediaset. Un altro portafoglio, ma vabbè, e nulla,
è la mia solita amata custode degli occhiali quando esco, quando devo uscire di casa per andare dall'estetista o anche a farmi una passeggiata. Io questi li adopero sempre, casomai voglio chiudere gli occhiali qua dentro, mettere gli occhiali, riporre gli occhiali qua dentro. Ovviamente mi servono perché così non devo stare sempre lì a ripulire gli occhiali per tutta la giornata o che ne so, anche perché se c'è troppo vento mi danno fastidio, gli occhiali li tolgo e li ripongo qua dentro. Questi vi ricordo sono della Lujo, vedete? Che sono Lujo. Eh sì. Se mi vedete un po' moscio, già vi dico che aspettate un secondo che ripongo la borsa di là, lo zaino di là. Allora, rieccomi. Dunque, vi stavo dicendo che se mi vedete un po' moscio è perché ho preso le goccine per calmarmi, perché sennò io non c'è pace ogni volta. O me ne combino una io o ne combino una agli altri. E vabbè, quelle sono cose mie personali, nel senso che ogni tanto rompo le scatoline, ma vabbè, dettagli e niente. Rompo le scatole per modo di dire, non c'è qua, non posso raccontarvi tutto delle mie patologie, però la verità è questa. Pardon per il fazzoletto, ma quando bevo poco, ecco cosa mi succede, la roba, sì, vabbè, l'ho detto, la bava, la roba agli angoli della bocca non è un bel vedere, ma ce l'ho e me la tolgo perché mi dà fastidio, anche ho messo la vitrina così in camera. E quindi è per quello che lo devo fare. E niente. Allora, ragazze mie, ho utilizzato questa essence qui, questa Natural Essence, e mi sta stra piacendo a matti. Infatti, non è molto pigmentata, ma come potete ben vedere, allora l'ho utilizzata già col pennello che avevo questo. Che avevo già utilizzato l'altra cialda di Rimmel e l'ho mischiata, l'ho miscelata a questa terra qua bronzer di Essence. Non è male per niente, vedete, fa un bel colorito piuttosto mischiato a questa, cioè sarebbe dire a questa qua. Aspettate che non me la voglio far cadere tutta, questa qui l'ho mischiata a questa ed è bel risultato, bello chiaro, non troppo chiaro ma un bel po' scurino. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che l'ho mischiata per non far sì che diventasse troppo chiaro, troppo nulla, perché a me questo qua mi dà il senso di stare troppo chiaro, boh, non lo so perché. Già, aspettate che ve la apro, perché qua, un attimo solo, se mi esce, se mi ricordo dove cavolo si apre. Ok, ce l'ho fatta. Vedete che bella chiara? Allora, dalla telecamera non traspare nulla di chiaro, ma io lo vedo molto chiaro. Allora, dal vivo io la vedo, come dire, tra lo scuro e il bianco chiaro. Boh, vabbè, il disegnino non è male, però quello non c'entra una mazza. Però il colore, vi devo dire la verità. La vedo scura, ma non tanto. Non lo so perché. In camera mi dà questa sensazione. Che ne so. Boh. Comunque non è male, dai. Mischiata a questa terra qui. Top. Mi piace. Altrimenti non si vedrebbe la mazza. Allora, oggi mi ho fatto solo le sopracciglia e tutto il resto niente. Lo so che mi potete dire che sono, come si può dire, che sembro, non so cosa, Casper, pazienza, ma con questo caldo non ce la faccio a truccarmi, non lo so perché. Tutte le vedo truccate, tranne che io, boh, vabbè. A meno che non mi mettano appena questo rossetto, ma anche lì ho sentito dire parecchie discordanze che, vabbè, e pareri io li rispetto tutti i vostri pareri, però non ce la fate a mettervi il rossetto e mo vi capisco perché con questo caldo chi ce la fa a mettersi il rossetto o un ombrettino o un blushino o qualsiasi altra cosa, non è fattibile. E già tanto se sono riuscita a mettermi in top un po' di terra,
mischiata a questa e ho fatto già un top. Ma un mascara non me ne parlate perché lo volevo mettere, ma poi ho detto: ma no, che me lo fa fare? Vabbè, è vero, Rietta Maltoni o Maltei, come si chiama? Rietta Maltei, aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi. Orietta Maltei, sì, mi pare di sì, che fa i suoi video a Faenza, perché lei è di Faenza, ovvio. Sì. Lei si mette un po' di mascara, bello abbondante, e mi piace molto come si trucca. Lei è veramente molto brava. Per non parlare di Anna Magna, che Anna Magni è bravissima, ma io preferisco anche Orietta Maltei. Non mi ricordo se si chiama così, poi controllo su YouTube se si chiama così, mi pare che si chiama proprio così. Sì, ciao Orietta, ciao. Non vedrà questo video, se lo vedrà. Ciao, un cuore grande così, ti lovo tanto. Lovo vuol dire ti voglio tanto bene, comunque già ci siamo capiti, niente. Che dire? Sì, ragazzi, alla fine mi trucco poco, ma quando mi trucco il giusto e necessario per essere più presentabile. A parte le sopracciglia che l'ho dovute e volute fare perché non sentimi direttamente un mostriciattolo. Non che mi sento un mostriciattolo, lasciamo perdere se ne ha un velo pietoso, Dio mio. Però no, non se ne può. Vabbè, non me ne frega anche quando vado in giro senza niente di ridefinito, cioè tipo le sopracciglia, se una bella volta ogni tanto vado in giro senza le sopracciglia belle ridefinite, chi se ne frega? Ma quando proprio voglio sentire bene con me stessa e ribadisco bene con me stessa, come si dice? Ridefinisco le mie sopracciglia, le rimetto un pochettino più decente, di più presentabile, diciamo, da. Per quanto riguarda invece gli ombretti, in questo periodo che fa un caldo, adesso un po' se la situa si è calmata qua in Sardegna. In altre parti non lo so, ho sentito il TG1, il TG5, cos'è lui, ma si è calmata, ma ho sentito a Palermo, in Sicilia, la situazione c'è da mettersi le mani ai capelli. Perché voi direte, perché? Cosa vuol dire? Già lo sapete voi cosa voglio dire. È successo che si sono incendiati dei boschivi, non lo so, dei boschi, non che boschivi, dei boschi, delle cose lì, delle campagne boschive a Palermo, non voglio dire cose strane, però ho sentito dire che ci sono stati parecchi incendi anche vicino a casa di un mio amico youtuber, ovvero come si chiama? Non voglio fare nomi perché non lo ricordo, comunque perdonami se non mi ricordo il tuo nome, ma però sembra un mio amico youtuber. C'è successo vicino a casa sua un incendio, quindi mi dispiace, io voglio bene e avrei voluto fare qualcosa per lui, ma vabbè, niente. Quindi vabbè, lui sta bene, meno male, per fortuna che sta bene, però mi è dispiaciuto come dispiace altrettanto a lui questa cosa vicino a casa sua è successo, le sto dicendo. Comunque niente. Oh, ci credete quando mi devo ricordare le cose che non sto registrando, mi ricordo tutto e quando registro invece proprio il totale blackout della mia mente, non so perché mi succede così. Ditemi che non sono la sola che mi viene blackout, total blackout quando devo registrare. Boh. Voi direte, ma scusa, fate una to-do list. No, ragazzi. Che to-do list di che? Preferisco andare spontanea, è vero, sì, abbraccio e un po', però, vabbè. A meno che non vi parlo un po' più, vabbè, concisa, decisa. Io sono decisa nel parlarmi, ma se a certe persone non so se riescono a capirmi, boh. Comunque io penso che mi capiate come, è certo. E a parte questa piccola polemica che non volevo fare perché
Non parlo agli iscritti, parlo a certe persone haters, ma vabbè, dettagli. Non voglio stufare troppo con gli haters, vi giuro. Sì, lì continuate a vedere l'immagine riflessa di Clio perché ho voluto metterlo lì da quella parte, la foto di Clio. Sarebbe quella specie di... no, quella specie. Il foglietto che era rimasto appiccicato, che era attaccato all'uovo di Pasqua di Clio Makeup, ma vabbè. Ho voluto metterli così, tanto per avere qualcosa lì da vicino a me. No, non mi prendete per pazzo, l'ho voluto mettere lì tanto perché mi piaceva me lì, niente. E niente, ragazze, quanti minuti sono fatti? 15 minuti, va bene. Allora, 15 minuti senza dire una fava, una mazza, ma vabbè, niente. Stamattina e ieri, aspettate un attimo perché mi bruciano gli occhi da morire. Non so cosa mi sta succedendo agli occhi. Boh. Allora, stamattina e ieri mi ho fatto una bella doccina e poi mi ho messo anche un po' di questo, me l'ho spruzzato un po' attorno, mi ha fatto il bagno con questo Tesoro d'Oriente acqua profumata. Tè verde e verbena, top, fenomenale, wow, fantastica. Poi, come altro profumo che io ormai sto andando quasi, per non dire oltre, terminato quasi, questo della Anna Blu Marine, molto buono, top, non so perché ma mi fa riflesso, vabbè, questo comunque, questo qui, Anna Blu Marine, vedete? Sì, ce n'è un goccino. Speriamo che non finisca presto, ma appena finisce me ne ricompro un altro molto buono. Sempre uguale a questo. Ah, ragazze, non potete capire la profumazione che ha questo profumo. Molto buono. Sa di pulito, sa di fiori appena sbocciati. Sì, stavo dicendo altro, anche no. Lì è verso con te, stavo dicendo. No. Non so se posso sentire quello che stavo per dire, non ve lo ripeto, e no, anzi, non ve lo dico e non ve lo neanche faccio sentire. Vabbè, ho detto la stessa cosa, però siamo lì. Ho detto, vi stavo dicendo che questo profumo sa di fiori appena sbocciati. Sì, punto, non dico altro. Non vi dico né note di cuore, né note di testa, né chi, né qua, né come, perché, quando. Però mi piace come profumo. Molto buono, sì. Il profumo, allora, voglio dirvi una cosa. Il profumo c'ha la boccetta che è molto carina, che quella è una bella. Bella, come dire, questa qua è bella. Non veramente il termine. Aiuto! Ha un packaging fantastico ed elegante, non è elegantissimo, ma a me piace. Voi direte che ha solo un vetro, e lo so, ma a me questo vetro così piccolino, mignon, fa la sua figura. Sembra quella addirittura di Dior. Avete presente la boccetta di Dior? Che è fatta sempre così, ma un po' più grandetta forse. Non lo so perché l'ho sempre vista in video una boccetta come questa. Sa come. A vedere la boccetta di Dior, una solita bottiglietta di Dior, Dior Chanel, vabbè, come la vogliamo cavolo chiamare, però questa qua si assomiglia molto di più. Boh, vabbè, comunque, vi dicevo, il tappo di questa Anna Blu Marine sa di bucato appena stirato e spruzzato un profumo molto intenso, molto buono, molto immenso e intenso. Sì, sa di bucato, non so perché. I panni bucati molto buoni, vabbè. La mia descrizione fa sempre molto desiderare. No, vabbè, le ragazze, però a me piace questo profumo. Buono, buono, buono. E niente, allora io ripongo i miei profumini al suo posto prima che mi cadano, perché uno ce l'ho in indice sulla scrivania, un attimo. E poi niente ragazze, dunque l'altra volta ho ricevuto un pacco da Look Fantastic e un campioncino che ve lo faccio subito vedere. Aspettate. Ed è questo qui della Nuxe, credo che sia fatto apposta per
struccare una maschera, non ho capito bene cosa sia da là vicino, sempre che mi riesca di farvela vedere bene. Ecco qua, questa è la, non lo so cosa sia, crema idratante 48 ore, idratante, sì, appunto, idratante, moisturizing cream, che rimuove il make-up, esattamente, al latte, 100, no, aspettate, che sto dicendo, 15 ml di prodotto, è una lozione, quanti, praticamente, sì, 3 in 1, ok. È una crema rinfrescante, praticamente sarebbe, vedete? Già, niente. Questa adesso la metto qui, insieme a tutti gli altri campioncini. Non posso sentirmi parlare in un modo strano, ho detto campioncini, ma siamo capiti. Campioncini, no, lo dico, normale che magari mi potete anche prendere per pazza. Dipende come avete sentito. Perché ho questa cosa qua? Perché non bevo, non sto bevendo in questo momento, dovrei bere molto. Allora, il prossimo video lo farò, non lo so, allora, volevo farlo in altri video che ricci, però ovviamente a bottiglia in mano d'acqua, perché mi rendo conto che questa visuale della, qua a lati della mia bocca non è il massimo, e quindi vi vorrei fare un video apposito inerente alla mia, come si può dire, non che salute, alla mia famiglia. In che senso? Draw my life, ovvero il disegno, la storia della mia vita, del mio trucco, del mio canale, insomma. Scusate, mi ho spostato. Comunque, questo è nel senso che vi vorrei fare un video inerente all'apertura del mio canale YouTube, ma anche perché, come ho conosciuto il mondo del trucco, e perché mi fa piacere tanto così condividere con voi i vostri, anzi i miei piacere, il mio piacere quotidiano del trucco, come della skincare, come dell'outfit, come outfit sarebbe come abbinamento, accostare un abbinamento con un indumento con quello, con quell'altro, cioè nel senso, quando metto un vestito, no? Se abbino una borsa, un trucco, una scarpa, eccetera, qualsiasi accessorio sia, farvi un video apposito, perché mi rendo conto che se non vario non si capisce niente. Già. E niente. Ok, bene. Dunque, adesso io mi metto lì e registro un altro video sul mio outfit da casa, ma anche lui, questo qua ci esco anche con questo, perché chi se ne frega se l'ho preso dai cinesi, io non vado a spendere un sacco di soldi per un vestito anche semplicissimo da mettere addosso, sia che per uscire e sia anche per stare in casa. Ce n'è una, ma è già lavatrice, se non erro, sì, lavatrice, perché era bello strafracico di, non vi dico di cosa, di sudore. Non pensate male, solo sudore, perché qua c'è da morire di caldo, nonostante la temperatura si sia abbassata di tanto, di tanto. Un bel po' si è abbassata, però c'è da precisare anche che non si sta ancora benissimo per niente. Vabbè, andando più là in camera mia si sta meglio, ma io mi sono voluta mettere qua perché posso attaccare la luce di qua. Sì, la potrei attaccare vicino al letto, però niente, ho preferito mettermi qua tra la scrivania e il mio comò. Basta, un bacio, e se questo video appunto vi è piaciuto mettete un bel like di supporto, un commento, attivate la campanella e stay tuned per vedere altri video sul mio canale YouTube. Ciao, a dopo per un outfit.